Ciao a tutti amici di SBAM, io sono Cook e oggi continuiamo il nostro viaggio all'interno del forte Bramafam di Bardonecchia. Qui con noi abbiamo il nostro amico, il luogotenente Galletti, e oggi parliamo di un pezzo molto interessante di questo museo. Buongiorno ragazzi, oggi vedete il pezzo che alle nostre spalle è un 149-35. È un pezzo che è molto interessante perché intanto viene utilizzato ancora dopo le guerre coloniali, nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, perché è un pezzo che è estremamente affidabile, perché è semplice. Non ha organi elastici, quindi significa che buona parte di quella che veniva gestita da un sistema idraulico non esiste. Per cui sia buttato nelle sabbie che buttato nella neve è un cannone che continua a funzionare. Ma molto importante quello di cui si voleva parlare è il sistema che vediamo messo alle ruote. Questo sistema, inventato dal capitano Buonagente, è in pratica l'antenato del cingolo. Il cingolo, noi sappiamo, viene utilizzato dai mezzi corazzati, è un sistema che serve a ripartire il peso del veicolo su una superficie maggiore. Cosa significa? Significa che se io ho un terreno molle, come può essere il fango, come può essere la sabbia o come può essere la neve, se ho una ruota normale o un qualcosa che comunque è relativamente stretto, tende ad affondare, quindi a far impantanare il veicolo. Buonagente che cosa ha fatto? Non ha fatto nient'altro che studiare un qualcosa che permettesse di ripartire il peso del cannone, dell'ordine delle 7 tonnellate, su una superficie maggiore. Questo permetteva appunto al pezzo d'artiglieria di muoversi anche su terreni impervi, dove con le sue ruote, che possiamo notare sono in legno cerchiato in metallo, difficilmente avrebbero potuto muoversi con la stessa agilità. È utile ricordare, parlando di queste artiglierie che sono esposte nel magazzino, come sono arrivate quassù. C'è una strada sterrata, percorribile, ma con traini pesanti dalle 15 alle 18 tonnellate è stato un affare. Però l'elemento più importante è che tutti questi cannoni, come il cannone da 149-35, è entrato tramite quell'arcata, è passato coi cingoli montati perché non potevamo montare la canna nell'interno e siamo riusciti a spostarla con l'aiuto di un bobcat e di una ventina di persone che tiravano e imprecavano a metterlo in posizione. E i cannoni, i pezzi d'artiglieria, sono pesanti, ve lo assicuro. Qua vorrei aprire una piccola parentesi su quello che è il mondo delle armi, delle artiglierie a retrocarica, perché si fa molto presto sui libri a leggere, sì, da un certo punto in poi si passò dall'avancarica alla retrocarica, come della serie, sì, potevamo pensarci prima, nella serie come se fosse una cosa semplice. La realtà è che per creare un cannone con un sistema di chiusura a retrocarica ci vuole, insomma, non poco e non poca abilità ingegneristica e costruttiva per progettare appunto la chiave del pezzo a retrocarica, che è l'otturatore. E adesso lo andremo a vedere meglio nel dettaglio. Allora, qui potete vedere il 149-35 nella sua parte posteriore con l'otturatore installato. L'otturatore si tirava la veva, sbloccava, usciva e permetteva il caricamento del pezzo. È curioso osservare, se vedete nelle foto delle batterie in posizione, che in cima alla volata della canna c'era sempre una corda. Cosa serviva? Per tirare giù la canna per il caricamento del proiettile. A volte ci sono dei sistemi empirici. E qui mancano, dobbiamo ancora recuperarli, i due bancali, i due cunei che servivano a bloccare il rinculo del cannone. Dobbiamo pensare che sono cannoni senza freno di rinculo, sicché quando sparavano si muovevano in modo assolutamente scomposto. A questo si era risolto mettendo dei
grossi cunei, circa un metro e mezzo distante dalle ruote, che quando il cannone rinculava saliva sul cuneo e ritornava nella medesima posizione, perché non dovevo perdere la posizione di tiro, che è un elemento fondamentale. In quella cassa che vedete lì da basso, vedete il com'era l'otturatore, com'era trasportato, e questo è un otturatore che è stato recuperato in Valle Roia. Dovete pensare a un elemento fondamentale. Tutto questo materiale non è piovuto dal cielo, non è arrivato così integralmente. Se il materiale d'artiglieria è arrivato dal museo d'artiglieria, tutti gli oggetti che fanno da corollario, i pezzi, è materiale che abbiamo recuperato nel corso degli anni e stiamo ancora recuperando, proprio per narrare che cosa succedeva, come se osservate in quella vetrina alla vostra destra, vetrina realizzata sul basamento di un gruppo di ventilazione del Vallo Alpino, vedete com'era il sistema di caricamento, proietto, sacchetti delle cariche di lancio. Sopra vedete che c'è la scritta 149-35, ma se guardate nella parte posteriore c'è una cosa curiosa, ci sono ancora i pacchi dei sacchetti esistenti nei magazzini che venivano utilizzati per questo, e teniamo a mente che questi cannoni non sono più utilizzati dall'ultimo dopoguerra, è cessato completamente l'uso, però si sono conservati dentro i magazzini e abbiamo avuto la fortuna, capacità, chiamate quello che volete, di recuperare dentro delle casse di materiale di demolizione tutta una serie di questi pacchi confezionati delle cariche di lancio. La carica di lancio veniva graduata a seconda del tiro che doveva essere effettuato. E qui ci sono diversi oggetti, c'è lo stoppone per schiacciare, i tappi di chiusura delle spolette, è tutto una massa di oggetti che narrano questa storia che è una storia pesante, pesante, pesante da spostare. Guardate la cassa, ad esempio, di manutenzione che avete davanti, il carretto che c'è da Facchino, no? Quello che noi stiamo cercando è anche recuperare queste piccole realtà, questi piccoli oggetti, come questa stuoia che è stata messa provvisoriamente alle mie spalle. Queste stuoie le vedevate di fianco ai pezzi perché servivano per appoggiare i proiettili, perché non si sporcassero col fango la terra. Sono tutti particolari di una storia che molto spesso ci si dimentica. Adesso stiamo cercando di ricostruire le casse degli attrezzi, perché molto spesso abbiamo le casse vuote degli attrezzi e abbiamo cassoni pieni di attrezzi recuperati qua e là. E adesso bisognerà fare un puzzle per ricostruire anche questi. Facciamo vedere tra l'altro quello che era la bacchetta di pulizia in sorta di questo genere di armi, lo scovolo. Vediamo, è pesantissimo e dotato di un bastone, di uno stelo sufficientemente lungo per pulire la canna di questo immenso pezzo. Facciamo anche vedere una cosa che è molto bello, a che avete giustamente messo in esposizione, ovvero tutto quello che comportava combattere con queste cose qua. Non è solo sparare, mettere dentro delle bombe e mettere dentro dei sacchetti di polvere, ma era anche smontare queste cose qua. E per smontare queste cose non lo fai con la non lo fai con la cassetta degli attrezzi presa al brico, no, la fai con degli attrezzi adeguati. Ogni cannone aveva una serie di casse di materiale che dovevano essere trasportate insieme al pezzo per la manutenzione, per il controllo, per la pulizia. Pensate ai sacchetti delle cariche. Perciò il cannone, una batteria, era un qualcosa di incredibile di movimento. Non era come nei film western che si vede arrivare il carro volante, eccetera. Certo,
I nostri carri, le nostre artiglierie delle Roloir a un certo punto si muovevano velocemente, già che avevano tutto dentro i cassoni al traino, c'erano tutto il materiale. Diverso era spostare un robot del genere, diverso spostare, ci sono delle foto bellissime dove della prima guerra mondiale, dove vediamo plotoni di uomini al tiro per spostare questi boliti. No. Perciò c'era una massa di materiale che era folle. E oltretutto teniamo a mente che tutto il materiale era, doveva essere conservato in casse decisamente robuste, che per noi attualmente sono impensabili. Solo quella cassa porto-otturatore da vuota ha un peso dell'accidente, ed è indubbio che chi si occupava di queste dovevano essere persone torzute a un certo punto. Non erano certo dei freezing, no. Dovevano essere persone capaci. Ed erano dei tecnici che dovevano operare anche in situazioni di emergenza sui pezzi. In ogni caso, quando c'erano interventi gravi, intervenivano gli operai d'artiglieria del più vicino arsenale. E questo è un altro punto di una storia che deve essere ancora tutta narrata. Del resto, come diceva Napoleone, l'artiglieria era l'arma dotta. Sì, decisamente. Erano i tecnici più approfonditi che c'erano. No, le persone più specializzate erano gli artiglieri, nella massa del... Ma ancora adesso, a un certo punto, nelle sue diverse evoluzioni, l'artiglieria e c'è il personale con maggior... Certo, indubbiamente adesso non considero i carri armati o via discorrendo. Adesso c'è la rivoluzione delle armi elettroniche, ha portato a questo passaggio epocale. Chiudiamo qui questa nostra interessante puntata dedicata al cannone 149-35 direttamente dal Forte Bramafam. Ringraziamo nuovamente il nostro amico Giorgio Corino, e ci vuoi dire due parole? Ma vi do un appuntamento. Tenete a mente che questo materiale, molto, una parte è arrivata al Museo d'Artiglieria, molto è stato recuperato da noi su diverse realtà, molto è in fase di recupero. Abbiamo ad esempio gli amici dell'Opera di Vievola in Valle Roia che stanno effettuando recuperi. Quell'otturatore che vedete nel cassone ci è stato regalato da loro, e probabilmente fra un po' ci sarà una nuova puntata, perché dovrebbe arrivare su il successore del 149-35, che è il 149-40, e di quello sarà interessante monitorare il video di come lo faremo passare da quel portone. Va bene, quindi diciamo, veniteci di nuovo a trovare, venite a visitare il forte, perché ragazzi davvero merita tantissimo. Ragazzi, da Cook è tutto.